all'età di 16 anni decisi che volevo disegnare. Ero bravissimo nel disegno, ma non avevo mai fatto un croquis di moda. Quindi mi inventai dei croquis di moda e mi ricordo che facevo la quinta ginnasio, avevo tanti esami ad ottobre e invece di dare gli esami, stavo su in montagna in vacanza, feci credo più di 200 disegni e quando ritornai decisi che questa sarebbe stata la mia carriera. Happy anniversary, Valentino. Ho incontrato Valentino per la prima volta a Milano. Ero molto nervosa perché incontravo una leggenda. Ricordo di aver visto il suo nome in un film con Elizabeth Taylor ed il suo nome era più grande di quello della Taylor. I suoi abiti erano bellissimi. Ho un grande rispetto per lui. Ho partecipato ad una sfilata e Valentino voleva che restassi seduta immobile e che non andassi in passerella. Valentino è venuto al mio 29esimo compleanno a Saint-Tropez e credo che si sia molto divertito. Quattro decenni di lavoro, di soddisfazioni, di collezioni che ho fatto, di gioia che ho avuto, di riconoscimenti, quindi è una regola dei conti dopo 40 anni abbastanza soddisfacente che mi dà un'immensa gioia e soprattutto questa sera che sono qua nella città del cinema, che ho sempre amato il cinema, con tutta questa gente che indossa i vestiti miei. Ho incontrato Valentino come amico prima di indossare i suoi abiti in passerella. Sì, questo è un Valentino. Valentino è un mio caro amico. È molto gentile, molto glamour. E lo è anche il suo modo di vivere, che condivide con gli amici. Lo amo molto. Thank you.
Che cosa ha rappresentato per lei l'incontro con Valentino? Il signor Valentino è un mito che esiste, chi rappresenta la moda. Umanamente le piace Valentino come persona? Valentino è bravissimo, una persona molto gentile, con molto talento, ma a lui le piacciono le donne. Le vestite, di mettere i vestiti su, di toccare, di veramente sapere che il vestito è bene sul corpo. Beauty? Se non mi faccio vedere quella barbetta lì. Beautiful dress, no? For you. They're not buckled yet. I mean, we need to get a hole punch. È un grande. Valentino veste la donna in modo perfetto e quindi ti senti molto femminile. Ad Hollywood tutti indossano capi firmati, ma in realtà sono pochi quelli che scelgono veramente cosa indossare. Credo che ci sia troppa gente che ti consiglia. Io e Valentino abbiamo lavorato spesso insieme. Sicuramente Valentino ama la donna. Ama la donna e credo che sia stata molto bella questa scelta del rosso. Perché il rosso, in qualche modo, non so come dire, in tutti questi anni la donna ha avuto un'evoluzione e finalmente esplode nella sua forza, nella sua libertà, una libertà conquistata, come una rosa. Quindi credo che il più bel colore in questo caso non poteva essere altro che il rosso. Perché è il colore del futuro il rosso? Tutte le volte, ancora ieri sera, quando vedo qualcuno vestito di rosso, è una specie di fiamma che mi entra negli occhi e mi dà una grande vivacità. Lagrima si lagrima di oro. Come è nato l'idea del rosso Valentino, che è rimasto un colore ormai? Ma il rosso Valentino è un po' una leggenda del mio rosso, perché lo porto appresso da 4 decenni. È un colore che mi sono reso conto quando ero ragazzino e stavo a Barcellona, vedevo un'opera una sera e mi sono reso conto che al teatro con tutti i palchi foderati di velluto rosso e parecchie signore vestite di rosso mi hanno dato una tale vibrazione che mi sono reso conto, ho detto, ma quando un giorno diventerò io un disegnatore, farò qualcosa nel mondo della moda, perché stavo già cominciando a fare qualcosa, sarà il mio colore. E il colore ormai lo chiamano il rosso Valentino ed è una tinta che porta un po' fortuna. Questo è un abito rosso della mia ultima collezione di alta moda, che è stato abbastanza apprezzato ed è uscito ultimamente, è uscito su questa rivista Town & Country negli Stati Uniti, un vestito che ha avuto molto successo ed è lo stesso vestito che vediamo davanti a noi. Mm-hmm.
Per un fotografo credo che il rosso sia intanto colore, è proprio il colore per eccellenza, è un colore che noi non possiamo mediare, cambiare, mutare. Quando noi abbiamo di fronte il rosso, l'unica cosa che possiamo fare è crederci. E credo che il rosso, Valentino dice, è il colore del futuro, sia il colore del coraggio. Quindi in qualche modo lui ha ragione. È un uomo molto elegante, con molto gusto e tanta classe. E sa come va la vita. Oh, I love Valentino. Amo Valentino, del resto chi non lo ama? Spesso e sovente delle giovani ragazze chiedono di avere in prestito degli abiti da gran sera per fare delle serate. This is Valentino. Gli abiti che fa Valentino e le rifiniture sono perfetti. Quello che stasera indossa Ellie MacPherson è fantastico. E questo è un motivo di grande soddisfazione per me, perché in fondo anche le giovani persone hanno scoperto la bellezza. Valentino interpreta la donna come una donna comunque elegante, però briosa, con pepe, allegra, vitale, passionale. Non è volgare, non eccede mai, come magari possono fare altri stilisti. Penso che per una ragazza giovane comunque sia molto bello indossare un vestito di Valentino, perché alla fine è qualcosa di elegante, alla fine anche noi ragazze piace essere un po' donne ogni tanto, anche se siamo così... Siamo giovani, ragazzine, però ci piace essere donne, femminili. Valentino nella sua carriera ha vestito le donne più belle e più importanti del mondo. C'è una preferita? Ho avuto una grande soddisfazione sin dai miei inizi, che l'ho portata avanti per tanto tempo e che sempre ammiro e che trovo che è una donna di una classe incredibile e che ho vestito con grande passione e grande gioia, la signora Agnelli. E poi... Marella. Marella, sì. E poi devo dire che... la signora Kennedy mi ha dato grande soddisfazione. L'abbiamo vista qui, tra l'altro, la signora Kennedy, visto che ne parliamo, abbiamo visto anche delle foto molto particolari, tipo i bozzetti degli anni 60. Gli anni 60, qua è nel 68 a Capri, e poi lì è una grande serata. E c'è anche un bacio di Valentino. Una grande serata al Metropolitan Museum. Una grande serata. Con una copertina di Lara. Qua è una, sì, credo che sia un'altra serata a Parigi, entrando da Maxime. E qua è il giorno del suo matrimonio, che senza che io lo sapessi, poi me l'hanno annunciato dopo, l'ho saputo anche dalla televisione, che ha indossato un abito mio. Orgoglio di fare questa serata venerdì è proprio che è organizzata in fondo da quelli che sono i royalty di Los Angeles, gli Hanks, che è l'attore più importante oggi d'America, e Steven Spielberg, che è quello che è. In più partecipa la regina, che è Elizabeth Taylor. Infatti, se voi vedete Valentino che va a una prova, è soltanto per una regina, perché di solito non so ancora più delle prove del cliente.
Ah, si veste di rosso ogni tanto, ma lei è molto questi colori, un pochino per Vinca, tutti i colori che hanno sempre messo in valore il colore dei suoi occhi. Io vorrei poter dire che c'è una differenza fra questa donna e tutte le altre attrici, perché quello che lei ha fatto, credo, per combattere questa malattia, è stata la prima ed è rimane ancora la più umana, a differenza di molte altre che hanno usato quasi le charities per farsi pubblicità a loro più che per veramente fare un lavoro serio. Elizabeth, che è una donna piena di fascino, incredibile, però credo che l'unica volta che sia stata capace di arrivare in orario quando la regina l'ha nominata, le ha dato il titolo di Dame. Dame Elizabeth Taylor. If blood will flow, flesh and steel I want, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, something in our minds will always stay. Quel giorno è arrivata in orario, ma per la Legion d'Honneur in Francia è arrivata in ritardo dal presidente, quindi. Questa fotografia l'ha fatto a Parigi e era molto contenta di partecipare a questo libro per festeggiare i 40 anni di Valentino. E disgraziatamente non ho potuto presentarlo a Los Angeles, alla festa che lui ha fatto, ma comunque sono in qualche maniera sono stata lì. La nostra relazione si è rinforzata molto di più quando è fatto il Festival di Sanremo. E è vero che aveva tanti vestiti, è stato in contatto quasi permanente con la casa, con il suo ufficio stampo, con tutte le costureras che erano lì con me, e la nostra relazione è divenuta molto più intensa. Yes, sastre! Questa foto è stata fatta dal fotografo tedesco André Rau a New York e la foto era stata fatta in occasione del 40° anniversario di Valentino, quando ha aperto il suo archivio, ci ha fatto scegliere a una serie di attrici, modelle, i suoi vestiti, soprattutto i rossi. E io ho scelto questo vestito con un cappottino nero e mi sono fatta fotografare così, come omaggio al suo grande lavoro. He deals a course to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. Mi viene spesso domandato che cos'è l'eleganza. E io credo che l'eleganza sia un'espressione dell'intelligenza. È un momento che ci dobbiamo vestire, tanto vale trovare uno stile, vestirsi eleganti, però il vestito è anche una maniera di comunicare con gli altri, di far vedere chi si è. E credo che l'eleganza, almeno l'eleganza che a me piace, è l'eleganza dove si vede una donna intelligente. Dei vestiti troppo complicati, dei vestiti che sono difficili da portare, scomodi, che torturano, secondo me non è un'espressione d'eleganza, è un'espressione di vittima della moda. La caratteristica di Valentino è quella
importante, positiva per uno che ha fatto il mestiere, di aver trovato coerenza ancora una volta, armonia tra quella che lui definisce la sua donna, ha ragione, definisce la sua donna, e come la veste. Ecco, è credibile. Quella che è la sua immagine, il suo riferimento per una donna che veste e i vestiti che fa sono in assoluta coerenza, in assoluta armonia. Questa cosa riesce raramente agli stilisti, a lui è riuscita bene ed è per questo che ha avuto grande successo. Io voglio che quando una donna entri in un posto e che abbia un abito mio, la gente dica come sei bella. Dato così una grande simpatia a parlare con lei e Sophia Loren, perché ha una joie de vivre, una maniera straordinaria di esprimersi che fa sì che automaticamente una persona si sente molto a suo agio vicino a lei. This is Sophia Loren. Poi c'è il contrasto della Sharon Stone. Difficile da dire, il sogno del cassetto, quale potrebbe essere? Vestire una divina attrice per un film estremamente importante dove gli abiti sono la parte primordiale del film. Come negli anni 40, quando le attrici si cambiavano, in un film si cambiavano almeno 30 volte. Un film di Visconti, per esempio. Anche, sì, ma non un film in costume, adorerei fare un film contemporaneo. Sarebbe il mio grande sogno vestire Julia Roberts per un film dove mette tantissimi abiti miei. Julia Roberts è l'attrice preferita di Valentino. Ah sì, grazie. Sì, assolutamente. Valentino è un buon amico e lo ammiro molto. È un uomo molto elegante, ha gusto ed è affettuoso. Sono proprio felice di essere qui a festeggiare il lungo successo di Valentino e della sua brillante carriera. Una donna può essere estremamente elegante senza così essere banalmente bella, o perlomeno come si intende alle volte la bellezza. L'eleganza è una cosa interiore e non è superficiale. E gli abiti di Valentino esaltano quella donna. Quando ero a New York e dovevo fare la foto, mi sono arrivati 3 abiti e potevo sceglierne uno dei 3. Io ho scelto quello lì in particolare perché per me era Ginger Rogers e Fred Astaire.
Sono stata sorpresa, sì, perché chiunque abbia pensato a che vestito mandarmi mi aveva già capita e mi aveva così aveva colto in qualche modo cosa io vedo negli abiti di Valentino. Io teoricamente mi sono trovato di fronte al problema di coniugare l'arte di un artista come Alessandra Ferri e del lavoro di Valentino, l'arte di Valentino espressa con il lavoro in questo vestito. E mi sono chiesto come dovevo fare. E poi alla fine, come bisogna fare nella maggior parte dei casi, non ho fatto nulla. Cioè, ho rispettato l'incontro di due artisti, del lavoro di due artisti, e questa armonia evidente nel movimento di Alessandra, nella leggerezza di Alessandra e nella leggerezza del vestito proposto da Valentino, è stato un incontro che ho dovuto solo fotografare. Quello di stasera è un modo meraviglioso di festeggiare i 40 anni di lavoro di Valentino. E il progetto di solidarietà verso i bambini, nel quale siamo impegnati insieme, sì, è un bel evento. Quest'anno ne abbiamo realizzati più di uno. Sono un sostenitore del progetto. In Italia avete il cibo, le bellezze del vostro paese e la moda di Valentino che fa impazzire mia moglie. Beh, straordinario. La moda è lui. 40 anni di carriera. Ti senti così bella nei suoi abiti. Sono sensuali, eleganti. Molto sexy. Senza essere volgari. Oh, come stai? Finalmente ci incontriamo. Ci siamo sfiorati un sacco di volte, ma alla fine eccoci qua. Un film su Valentino? Perché no? Negli Stati Uniti ci sono molti bambini ai quali cerchiamo di dare cibo, tanti bambini affamati. E questo è orribile e molto imbarazzante. Facciamo un grosso lavoro per l'assistenza medica e l'adozione. Per informare, abbiamo appena terminato uno speciale che andrà in onda su ABC. Sono molto contenta di essere stata coinvolta da Valentino in opere di beneficenza. Ho deciso che d'ora in poi farò sfilate solo per beneficenza e sono molto contenta di partecipare a questa occasione. I 40 anni di lavoro di Valentino. È un grande, lo rispetto davvero molto. Qui vediamo Valentino con il Papa, è l'unica persona che non hai vestito. No. Là c'è la principessa Diana che mi mandò una foto nell'89, quando era ancora principessa di Galles, lì c'è una foto col principe di Galles, con la principessa Diana che sta sulla mia barca col re di Grecia, e sono molto fiero di averli conosciuti. Savura di nostra, ben consigli, es paraíso di Creteu. L'ipotesi era che è stata una specie non dico gossip, ma siccome mi è stato mandato un telegramma dove mi si dice perché far sfilare tante celebrità quando c'è una donna stupenda che indossa anche i suoi vestiti, che è la più bella donna del mondo, perché no Lady Di.
I vestiti spesso è proprio la leggerezza di un sogno, non ultimo questo vestito rosso che ho fotografato. Credo che le rispetti perché non le maschera, quindi questi vestiti risultano poi alla fine anche divertenti, anche allegri, complici, ecco, un po' complici delle donne che le indossano. Questa è un'altra caratteristica di Valentino. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips. Io non mi ricordo quando ho incontrato Valentino, perché Valentino ed io siamo di Roma, io poi dopo sono andata in America, ma per tanti anni quando ero ragazza vivevo a Roma e ho frequentato l'Accademia di Costume e Moda, perché volevo lavorare nella moda, nel cinema come costumista, proprio negli anni in cui Valentino aveva raggiunto un successo internazionale e poi ci siamo di nuovo ritrovati intorno ai 30 anni. Quando io in America ho cominciato a fare le sfilate di moda e lavorare come modella professionista e quindi ho portato molti suoi vestiti. Ma quando Valentino ed io ci incontriamo, che può essere a Los Angeles o a New York o Parigi o Londra, c'è sempre... è come incontrare un vecchio amico, perché siamo tutti e due cresciuti a Roma, siamo tutti e due romani, c'è questa specie di... come si dice? Di affinità. È sempre stato un amico fedele, lui... delle volte si va a cena a casa sua e si vede una vecchia modella che nessuno ha mai più visto, ma lui è rimasto è un amico per sempre. Le rivedi lì e gli dai vestiti, le aiuta. Questo è commovente. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. Valentino e me, ho detto, siamo non solamente amici, ma lui mi ha portato molto nella vita. Lo conosco da 30 anni, allora è un uomo, è una persona che è molto cara, che mi è molto cara. È qualcuno che ha molto classe dentro e fuori. Un principe della... qualcuno con della la grazia, non la grazia. Quarant'anni di lavoro insieme a Valentino, ininterrotti. Ininterrotti, sì. E ci siamo conosciuti per caso, però un ragazzino. Studiavo il primo anno di università ad architettura in Roma e Valentina arrivò con un gruppo di amici e mi chiesero se potevano sedersi al mio tavolo. Mi aveva venuto al Caffè di Paris, diventavamo amici, poi a settembre io ho cominciato a dargli una mano. Lui aveva in quel momento un momento difficile, ma devo dire che dopo di questo vi siete portati reciprocamente fortuna in questo senso. Ma devo dire che in quel momento qualcosa è successo, sì. Quando c'è qualche dissapore, ci sarà stato con qualche cliente difficile, chi lo risolve in genere? Avete gestito insieme anche questo? No, devo dire che tutte quelle sono le problematiche, ho cercato di prenderle io, sono delle responsabilità forse a volte difficili, ma credo che in fondo non ho mai voluto, forse è una vecchia maniera di pensare, che chi deve creare abbia delle piccole difficoltà giornaliere. Le grandi cose si raccontano, le piccole cose si risolvono. La moda è un lavoro massacrante. Lavoreresti con un altro che non fosse Valentino? No. Non sarebbe più non sarei possibile. Bravo, non sarei neanche capace, non è questione di esserne, di averne voglia. Io credo che quando nascono queste sinergie, sodalizi,
credo che nascono una volta sola nella vita di una persona. Dunque, Valentino arrivò così come una meteora negli anni 60, all'inizio degli anni 60, in un momento dove l'optical, dove l'Ondra che canta, dove nel mondo succedeva di tutto, e lui disse: benissimo, io comincio ora, comincio da zero. E questo zero per lui è stato il bianco. L'inseguimento di un trend, di quello che succedeva in quegli anni, peraltro importante, condiviso, divertente. Lui ha detto: io sono io e faccio la mia collezione. Si è sparato questo bianco, ha lasciato tutti a bocca aperta e da lì poi è cresciuto. Righe ricavate da un tessuto, dunque. Sembra che queste linee siano tinte sulla pelle. Non nascono così. بلادي هي الجزائر وعليهم قراني حواير وبغيت نروح لها Lo stilista che ama gli animali, come fa con le pellicce? Purtroppo è un grosso problema. Le pellicce, sarei un po' contro le pellicce. Qui sentiamo un piacevole brusio, almeno per chi ama gli animali. Il futuro di queste quattro meraviglie? Il futuro? Beh, è un futuro con Valentino. Tutti quattro viaggiano, con Valentino? Sì, viaggiano, vengono a Parigi, adesso possono venire anche a Londra, perché hanno dato il permesso anche all'Inghilterra di portare i cani, quindi staranno con me, sono un amante degli animali, due o sei è la stessa cosa. Penso che sia straordinario che tutte queste ragazze che hanno diversi background, non appena indossano questi abiti e si truccano per avere il loro look, le varie culture si fondono in un unico stile ed è qualcosa che è importante celebrare. Gli abiti di Valentino sono incredibilmente eleganti, ti danno un'aria distinta e intelligente, sono realizzati splendidamente, ti fanno sentire diversa quando li indossi, per la qualità dei tessuti che lui usa. Gli abiti di Valentino sono pensati per una donna che sta bene con se stessa. Direi che hanno un'eleganza propria e che te la conferiscono quando li indossi. È un tipo di donna particolare che sceglie questi abiti, che la fanno sentire così bella. Hanno davvero qualcosa di speciale. La mia vita senza Valentino sarebbe inutile quasi. Capito? Ecco, va bene così. All the photographers that are staying backstage, this room here, please. Excuse me. Perfect. Tante belle cose, sofferte, amate. Oh yeah. When you feel it, you take the jacket off. Perfect. Okay.
Good. È fantastico, a tutte le donne piace Valentino. A qualsiasi donna piace Valentino. Ho già fatto delle follie per un abito rosso di Valentino. Hanno fatto vestire 3 ore prima, stanno lì, vanno fuori che sono già distrutte. Let me see. Sì, io vorrei Anna Mercuri, un secondo. Che loro all'uscita fanno i disastri. Perché va di là? Okay. Avete fatto i fiocchi? Ok, go, go, go! Senta con quel mantello di carta. Vai, go. Se non sta su, posso mica metterci un chiodo lì. No, va bene. Va bene. Be careful with the heel. Sexy, look aggressive. Carlos? Brava, bellissima. Aperto, aperto, aperto. Aperto. Very sexy. Sono tutte vestite adesso. Devono avere un po' di tendenza. You are beautiful. Stay for your finish.